C'è un posto che non ha eguali sulla Terra. Si dice che per sopravvivere qui bisogna essere matti come un cappellaio. E per fortuna, io lo sono. Buongiorno, siamo qua nella splendida cornice di Villa Brivio a Nova Milanese. Sono molto molto felice di essere qua quest'oggi perché finalmente dopo 2 anni di pandemia e lockdown siamo riusciti finalmente a tornare a fare festa insieme con la festa di Halloween. Quest'anno il tema è Alice in Novaland, infatti sono vestita da cappellaio matto e niente, è stata una festa costruita con uno staff di tante persone. Abbiamo avuto dei momenti di convivenza nella quale abbiamo sviluppato tutto il progetto. Ringrazio tantissimo tutto il mio gruppo lavoro che è veramente spettacolare, da Simona, Luciana, Verusca, Sara, tutte le super mamme, anche i super papà, perché ricordiamoci che anche loro hanno dato il loro contributo, forza braccia dei papà a realizzare la festa. Ringrazio fortemente il comune che ha creduto di nuovo in noi come negli scorsi anni. Abbiamo il gratuito patrocinio del comune, ringrazio il SUAP, ringrazio l'assessore Frontino e anche il sindaco Fabrizio Pagani per appunto essere tornati finalmente a fare festa. Spero che questo sia di nuovo il primo anno alla seconda di tanti anni e spero vivamente di poter continuare a fare festa perché insieme si può. Grazie. La prima, la seconda o la terza? Vola e
suona trombettiere, fa il salasso ma non è barbiere, gira e ronza e non è un mulino, beve rosso ma non è vino. Sanguetto, è un insetto. Bravo! Mannaggia, doveva farti difficile. Prego, vuoi un altro, vero? Non sei contento? Come on.